E questa statistica, secondo me, da una parte dici che è paradossale, dall'altra però ti fa incazzare parecchio. Fa aumentare ulteriormente l'amarezza di quello che si poteva fare quest'anno. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Zeldarion e oggi, in questo lunedì, siamo riuniti per parlare di Monza-Napoli. Facciamo il video dell'analisi del giorno dopo barra pagelle. Finalmente una partita dove possiamo analizzarla con un po' più di calma, di tranquillità, un po' più di soddisfazione, perché alla fine ieri quel secondo tempo ci ha dato un po' di soddisfazione. In contemporanea però a me onestamente ha fatto anche un po', mi ha fatto un po' incazzare, onestamente, perché vedi quel secondo tempo e ti chiedi: ma perché? Cioè, perché ieri è successo e in altre volte non è successo? C'è questa domanda che veramente mi sta tormentando il cervello. Perché attacchi e stacchi la spina così in una maniera incredibile? Boh, non lo so. Comunque, ragazzi, andiamo al dunque. Mi raccomando, prima di cominciare, iscrivetevi al canale, che tanti di voi guardate i video e non vi iscrivete. Dovete iscrivervi perché poi è totalmente gratis e attivate anche la campanella, perché così non vi perderete altri video. Partiamo adesso con l'analisi. Cominciamo dai numeri di SofaScore. Eccoci qua, 2 a 4. Io vorrei subito farvi notare l'attack momentum. Praticamente un dominio, non dico totale, ma siamo al 98% del dominio per il Napoli. Prende il Monza qualcosina nel primo tempo, nel secondo quasi niente. Vedete anche la verticalità delle azioni del Monza, cioè proprio azioni che normalmente sembrerebbero, diciamo, non dico innocue, però abbastanza facilmente affrontabili. E vedete poi la verticalità del Napoli, specialmente nel secondo tempo, che vi fa capire appunto che c'è stato, diciamo, un Napoli che nel secondo tempo ha preso un po' più le redini della gara in mano. Nel primo tempo diciamo che sembravano anche un po' ritmi da partita da amichevole, no? Quella partita dove ci sono due squadre che non hanno più niente da dire al campionato. Poi nel secondo tempo c'è stata tutt'altra storia. Per SofaScore, il giocatore più, diciamo, col voto più alto è Osimhen, che per un 7.6, mentre per il Monza ovviamente è Djuric perché ha fatto il gol. Andiamo poi giù, vediamo un po' di statistiche. Il Napoli crea un XG di 2.20 ed è comunque un XG importante. Con Calzona stiamo vedendo comunque degli XG abbastanza importanti in generale. Un possesso palla importante, 61%. Tra l'altro il Monza ha fatto soltanto uno 0.4 di XG e riesce a fare due gol. Il Monza fa poi due tiri in porta e segna, noi invece ne facciamo 8. Intanto fuori c'è uno che continua a suonare il clacson e mi sta dando fastidio. Molto bene, sempre quando devo registrare. 4 tiri fuori per il Monza, così come per il Napoli. 7 tiri bloccati, quindi nel totale il Napoli fa praticamente 19 tiri, quasi il triplo rispetto al Monza. Dal punto di vista delle grandi occasioni ne abbiamo create 4 come i gol, però ne abbiamo anche mancate 2. Una secondo me è quella di Kvara. L'altra grande occasione, onestamente, forse quella di Lorenzo sul calcio d'angolo potrebbe essere. Comunque abbiamo sprecato due occasioni, nonostante tutto. Di Gregorio fa 4 parate, mentre Meret ne fa 0. Meret ieri, tolti 2 gol, il Monza non è che ha fatto tiri in porta, ecco, quindi abbiamo visto anche prima, cioè i due tiri in porta sono solo i due gol. A livello di passaggi, 556 per il Napoli, 344 per il Monza, precisione del 90%, quindi siamo sulla media. Palle lunghe 37, un po' di meno rispetto al passato, però con una precisione del 68%. Cross 16, fatti bene solo 4. Ormai questo problema dei cross ce l'abbiamo proprio atavico, guardate che termine utilizzo. Vediamo rapidamente diciamo, la pericolosità dei tiri. Il gol di Djuric 0.09, quindi era un gol anche abbastanza complicato. Il gol di Colpani ancora più complicato, 0.04. Per quanto riguarda invece il Napoli, abbiamo il gol di Raspadori che è l'ultimo, 0.73. Diciamo che sì, era abbastanza facile perché comunque era un gol che nasce da una parata un po' così e così di Gregorio. Poi il gol di Osimhen 0.17.
il gol di Zielinski 0.06, quindi era bello complicato, così come quello di Politano, ragazzi, quello di Politano secondo me è il più bello di tutti, 0.04. Andiamo adesso a vedere le posizioni medie, che secondo me sono interessanti. Guardate il Monza, ragazzi, soltanto due giocatori oltre il centrocampo e uno, diciamo, sulla linea, poi tutti gli altri dietro e con un baricentro comunque a ridosso del centrocampo. Uno schieramento del genere implica quindi che l'avversario ti abbia messo alle strette e ti abbia tenuto nella tua metà campo. E così è, ragazzi, perché guardate qui, soltanto Rachmani e Juan Jesus nella nostra metà campo, tutti gli altri nella metà campo avversaria. Vedete comunque che la linea difensiva è bella alta, cioè Juan Jesus e Rachmani sono comunque a ridosso della linea di centrocampo, quindi a testimonianza che comunque c'è stato un baricentro alto. Vediamo rapidamente le heatmap. Oliveira solito, Juan Jesus ok, ci sta, poi tra i due è anche quello che è stato un po' più in copertura, mentre Rachmani era quello che si dedicava all'impostazione. Lobotka come sempre mobile, molto di più però nella metà campo avversaria. Zielinski, che comunque lo vedete in questa posizione, è il giocatore più avanzato del centrocampo. Abbiamo poi questo Ngonge, che è molto vicino a Osimhen ed è anche abbastanza centrale, così come Kvara. I due esterni si sono accentrati parecchio nella partita di ieri, con i due terzini che invece davano l'ampiezza. Anguissa mobile, pure sopra fanno i rumori, vabbè, tutto adesso va benissimo. Anguissa, anche lui abbastanza mobile. E poi Osimhen, che comunque sta prettamente nella tre quarti avversaria. Voglio farvi vedere adesso un attimo dei dati presi da il PDF che trovate sul sito della Serie A. Queste sono le posizioni medie, però primo tempo e secondo tempo. Quelle di Sofascore invece sono una media, ok? Guardate comunque che nel primo tempo il Napoli, che si trova qua sulla destra, è stato un Napoli molto molto offensivo. Cioè guardate, abbiamo tutti i giocatori praticamente oltre il centrocampo, mentre il Monza li ha tutti nella propria metà campo. Quindi nel primo tempo comunque c'è stato un Napoli propositivo e che ha, diciamo, messo la tenda nella metà campo avversaria. Il problema del primo tempo è che la palla girava lenta, si perdevano dei tempi di gioco tra un passaggio e l'altro, poco movimento. Ragazzi, nel primo tempo un dinamismo quasi vicino allo zero, prendi il gol subito, quindi anche dal punto di vista mentale ne hai risentito. Poi onestamente nel secondo tempo non so cosa è successo, dicono, ho letto in giro, che ci sia stata una discussione bella accesa durante l'intervallo. Può essere che si siano un po' dette delle cose, che si siano un po' sfogati, può essere tranquillamente, non lo metto in dubbio. Nel secondo tempo si è vista una reazione d'orgoglio, perché alla fine, ragazzi, secondo me è quello il punto focale. Cioè questa squadra non si trasforma da campione d'Italia a brocca in un da un momento all'altro. Ci sono state scelte in estate che hanno influenzato parecchio questa stagione. A una certa poi, quando questi errori si sono fatti sempre più insistenti, a una certa è venuto meno anche l'orgoglio e la dignità di questi ragazzi, e secondo me ieri hanno dimostrato comunque di avere questa dignità e questo orgoglio. Nel secondo tempo comunque l'atteggiamento rimane offensivo, ci si abbassa leggermente, però rimane comunque un atteggiamento propositivo. Voglio farvi vedere poi le posizioni in fase di non possesso. Belli stretti, guardate la distanza tra il centrocampo e la difesa, si mantiene comunque un'altezza importante, baricentro sul centrocampo. Kvara e Osimhen, dal punto di vista della fase di non possesso, forse ieri un po' malino, perché sono quelli un po' più isolati rispetto agli altri, però nel complesso comunque si vede la compattezza e un'altezza della difesa importante. Per quanto riguarda il baricentro, eccoli qua, primo tempo praticamente baricentro nella metà campo avversaria, con un'altezza di 64 metri, una lunghezza di 25 metri e anche una larghezza di 32. Nel secondo tempo il baricentro si abbassa di ben 8 metri, la lunghezza aumenta di 3 metri e anche la larghezza aumenta. Quindi nel secondo tempo diciamo che c'è stato un po' più di allungamento, però niente di importante, diciamo niente di serio e di pericoloso.
Anche il Monza, comunque, vedete che c'è stato un allungamento del baricentro perché dai 20 si passa ai 26. C'è stato anche un innalzamento del baricentro dai 36 metri ai 43. Detto questo, passiamo alle statistiche dei singoli velocemente. Allora, andiamo sui passaggi. Il giocatore che effettua più tocchi di Lorenzo con 91, seguito da Rachmani, Olivera e Jesus. Quindi i quattro difensori, quelli che hanno toccato più palloni. Poi Anghissà, Lobotka, Zielinski. Diciamo molto, molto ordinato questa classifica. Difensori, centrocampisti, attaccanti. Per quanto riguarda i passaggi riusciti, bene Rachmani 96%, bene Di Lorenzo 90%, Olivera 94%, Juan Jesus quasi perfetto, Anghissà 87%, Lobotka 89%, Kvaratskhelia qualcosina sbagliato, poi gli altri bene o male abbastanza precisi. Per quanto riguarda invece i contrasti, Anghissà 6-1 contro 1 vinti su 10. Poi abbiamo 4 contrasti vinti su 7 per Anghissà, duelli aerei vinti 2 su 3, falli fatti, dove sta Anghissà? 0. Ieri si è visto finalmente un Anghissà vecchio stile. Ecco, ieri ragazzi, diciamo, correggo un po' il tiro rispetto al post partita, perché ieri nel post partita dissi benino Anghissà. Rivedendo anche i dati, Anghissà ha fatto finalmente una partita ai suoi livelli. Questa è una notizia importantissima, perché se Anghissà fa l'Anghissà, allora tutto il Napoli ne giova. Se non fa l'Anghissà, abbiamo visto in queste settimane cosa succede. Oltre ad Anghissà, bene anche Kvara sui contrasti, bene Lobotka, Zielinski 3 su 6, Gonghe comunque ne ha 23 su 5, Kajus 1 su 4. Comunque, nel complesso, poco da ridire sulle statistiche individuali. Quindi andiamo adesso a vedere rapidamente, ragazzi, i gol. Cominciamo dal primo gol, ovvero quello di Djuric. Allora, vi ho messo due frame del gol. Il primo è questo qua, dove c'è il cambio campo di Colpani su Zerbin. Allora, vedete comunque che il centrocampo è tornato a dare sostegno alla linea difensiva. Come potete vedere, in questo frame manca Kvara e manca anche Osimhen, quindi quel frame sulle posizioni medie nella fase di non possesso si trovano, ecco, con questo frame. C'è il cambio campo di Colpani, che onestamente è un po' troppo libero di fare un po' quello che vuole. Non c'è questo pressing su Colpani. Vedete, c'è Zielinski vicino a lui, che però non accentua questo pressing. Cambio di campo, si arriva a Zerbin, che fa anche un controllo niente male. Va a fare questo cross col sinistro. Vedete comunque che nell'area tornano Anghissà, torna Lobotka. Comunque c'è stato, diciamo, il contributo di squadra, ecco, sulla difesa. Diciamo che il primo gol, secondo me, è nato principalmente per errori dei singoli. Perché? Perché non c'è il pressing di Zielinski su Colpani. Poi non c'è il pressing di Lorenzo su Zerbin, ragazzi, perché questo pressing di Lorenzo un po' blando. Probabilmente non si aspettava che facesse questo cross preciso per Djuric, però fatto sta che lui questo pressing non lo fa. E poi, ragazzi, guardate in area la distanza tra Juan Jesus e Djuric. Juan Jesus, tra l'altro, guarda il pallone e non guarda proprio Djuric. C'è questo cross. Djuric comunque non deve sforzarsi più di tanto, perché il cross non era comunque così alto, era comunque all'altezza anche di Juan Jesus, che poteva prenderlo. E praticamente Djuric anticipa sul tempo Juan Jesus, la mette comunque in una porzione della porta dove Meret non può fare tantissimo. E quindi il gol dell'1-0, diciamo che è una combinazione di mancati pressing di Zielinski e di Lorenzo su Colpani e Zerbin, e poi Juan Jesus che si fa abbondantemente anticipare da Djuric. Andiamo poi al 39esimo, dove c'è praticamente l'occasione dove Kvara la spara in faccia a Di Gregorio. Che succede qui? Praticamente il Monza sta facendo il suo giro palla, si arriva a Di Gregorio, nel mentre Osimhen, con la sua velocità, riesce comunque ad arrivare su Di Gregorio nello stesso tempo, e c'è anche, diciamo, un contatto tra i due. Però dico subito, qua ragazzi, secondo me non è rigore, perché comunque Di Gregorio prende prima la palla. Fatto sta che questo pallone va a finire su Kvara, che vedete sta andando incontro al pallone, però la butta in faccia a Di Gregorio. E qua, secondo me, è un gol mangiato. È un gol mangiato che, vi dico già, influirà la pagella di Kvara.
Qua Kvara la spara dritto su Di Gregorio ed è un gol mangiato. Andiamo poi al gol di Osimhen. E ragazzi, io sul gol di Osimhen, come frame vi ho messo questo qua che avrete probabilmente visto un po' in giro su tutti i social, perché è un gol, ragazzi, che fanno in pochi. Perché, allora, innanzitutto, da dove arriva il gol? Arriva da un cross sulla destra di Anguissa. Un bel cross con una traiettoria bella angolata, che va a uscire e va a finire appunto sulla testa di Osimhen. Qua, ragazzi, Osimhen fa uno stacco da terra pazzesco. Se ricordo bene, anche l'anno scorso, se non sbaglio, contro la Sampdoria fece un gol un po' simile, o forse era contro lo Spezia. Comunque fece un gol dove appunto stacco da terra, e mi ricordo fece anche lo short su questa cosa, che fece uno stacco tipo di 2 metri e qualcosa. Comunque anche qui bellissimo. Più che altro per il fatto che lui è volato in cielo. Quindi si fa anche male nel fare il gol, perché cade proprio con la faccia per terra. È un gol straordinario. E come ho detto anche ieri nel post partita, un po' tutti i gol sono stati belli, anche quelli del Monza, specialmente quello di Colpani. Poi andiamo al 56esimo, che è praticamente l'azione del secondo gol, quello di Politano. E diciamo, ragazzi, che il gol di Politano è un gol un po' fortunoso. Perché? Perché abbiamo Kvara che ha la palla sulla sinistra, qualche dribbling, la passa a Zielinski che tira di prima, la palla viene intercettata da un difensore che, se non sbaglio, era Izzo. La palla, dopo la deviazione, va a finire proprio su Politano. Non è anche così tanto pressato da Bondo, quindi può sistemarsela, può, diciamo, mettere la postura nel migliore dei modi, e va a fare questo gol, ragazzi, che è un gol alla Messi. Politano ieri ha fatto un gol straordinario. E voglio dire una cosa: secondo me Politano, non ricordo se l'ho detto in passato, però secondo me Politano, come Jolly nel secondo tempo, può essere, secondo me, più devastante di quando entra nel primo tempo, cioè di quando parte dal primo minuto. Perché, ragazzi, comunque nel secondo tempo gli avversari sono un po' stanchi. Ormai nel calcio moderno il cambio sugli esterni è una cosa abbastanza usuale e comune, e quindi per questo motivo devi avere anche dei cambi importanti sugli esterni. Secondo me Politano, se entra a partita in corso e si fa gli ultimi 40-30 minuti, diventa più impattante di quando inizia dal primo minuto. Quindi questo è il gol del 2-1. Vi ho messo poi un altro frame che secondo me è importante. Guardate la reazione di Kvara al gol di Politano, proprio mani sulla testa, quasi a voler dire: "Wow, ma che hai combinato?" È proprio la reazione che tutti abbiamo avuto, secondo me. Poi, gol del 3-1, il gol di Zielinski, uno sviluppo normale della manovra. Kvara fa un po' di dribbling, si porta un po' questo pallone. In contemporanea, però, secondo me c'è una cosa importante da sottolineare, che è il movimento senza palla di Olivera. Olivera fa questo movimento dentro l'area di rigore e si porta con sé Birindelli, e permette quindi di creare questo spazio dove poi può andare a calciare Zielinski. E anche qui, ragazzi, un tiro imprendibile, perché va quasi all'incrocio e prende anche la traversa. Tra Zielinski e Politano, due gol fenomenali. E tra l'altro, ragazzi, col gol di Zielinski si va a battere un record, perché il Napoli non faceva due gol da fuori area nella stessa partita praticamente da il 27 febbraio del 2022, quel famoso Lazio-Napoli dove Fabian segna l'ultimo secondo. Era il primo anno di Spalletti. Poi, tra l'altro, Zielinski, non ricordo l'ultimo gol in campionato, ma penso risalga a ottobre. Questo è il 3-1. Poi che succede, ragazzi? Succede una cosa, ecco, che ti fa appunto capire quanto siamo fragili nella fase difensiva. Perché fai il gol del 3-1, calcio d'inizio e segna il Monza. Cioè, ragazzi, il gol del 2-3 è un gol che nasce, diciamo, dal calcio d'inizio. E che succede? Giro palla tra i difensori del Monza, palla a Birindelli. Nel mentre Olivera scivola, perde la marcatura, diciamo, su Colpani, che si può inserire senza troppi problemi. Palla di Birindelli verso Colpani. Colpani si accentra, fa due finte dove manda al bar praticamente Juan Jesus, e fa questo tiro a giro che va anche lì in una porzione di porta che secondo me è imparabile. E quindi qua, ragazzi, proprio capisci quanto siamo fragili dal punto di vista difensivo, perché veramente fai il gol, calcio d'inizio, prendi gol.
Io qui voglio allacciarmi un attimo alle parole di Calzona, parole di difesa nei confronti dei suoi difensori. Dice che Juan Jesus comunque ha fatto una partita buona, ha fatto la sua parte. Non lo so, cioè, non credo onestamente, non sono d'accordo perché in entrambi i gol c'è un errore di Juan Jesus. Nel primo si fa anticipare da Djuric, nel secondo si fa saltare anche in modo secondo me un po' troppo banale da Colpani. Sui gol fatti non c'è colpa dei difensori, secondo me no. Diciamo che Calzona nel post partita ha voluto difendere un po' i suoi giocatori, ma credo che lui sappia che comunque ci sono stati errori dei singoli. Quindi il 2-3 nasce da questa combinazione, cioè Olivera che scivola, poi Juan Jesus che si fa saltare, però ripeto, non puoi subire gol dal calcio d'inizio subito dopo aver fatto 2 gol. Tra l'altro, ragazzi, sul gol di Colpani voglio farvi vedere la reazione di Zielinski, che si vede proprio bene bene. Vedete comunque una reazione abbastanza autoesplicativa. E questo comunque ci deve far capire, secondo me, che ci tengono. Ecco, questa reazione mi fa capire che comunque ci tengono. Da uno che non ci tiene, che è svogliato, questa reazione comunque non me l'aspetto. Ecco, quindi la reazione di Zielinski, secondo me, è molto molto importante. Poi, ragazzi, il gol di Raspadori, diciamo che è un gol, è tra i quattro, è quello meno bello da vedere. Che succede? C'è praticamente Di Lorenzo che si inserisce centralmente, fa una sorta di mezzala che si inserisce appunto centralmente. Viene servito da Osimhen, attacca centralmente l'area di rigore, va al tiro. Di Gregorio fa una parata che non è proprio incredibile e quindi permette a Raspadori di poter fare tap-in. Qua diciamo che Raspadori comunque ci ha creduto, ci ha messo la convinzione di poter arrivare su quel pallone. Ecco, voglio premiare la sua convinzione su questa palla. Poi ragazzi, vi ho messo il frame della rovesciata di Osimhen che secondo me meritava. Guardate questa gamba che si allunga bellissimo. Tra l'altro Osimhen ce l'avevo contro al fantacalcio e ho detto questo qua, ho detto Osimhen, statti calmo, perché già mi hai fatto gol. E poi voglio mettervi un altro frame, che è quello del rigore. Il primo, quello su Ngonge. Qua, ragazzi, è rigore senza se e senza ma, perché guardate Zerbin con entrambe le gambe va a tenaglia sulla gamba di Ngonge, e quindi questo è il rigore. Qualcuno mi deve spiegare perché il VAR non è intervenuto su questa azione. Poi, altra cosa importante che vorrei dire. Ragazzi, c'era un rosso per il Monza. A inizio secondo tempo, Akpak Pro entra da dietro a piedi uniti con vigoria sproporzionata su Lobotka, sul tallone di Lobotka e prende il giallo. Quello, ragazzi, è rosso, senza se e senza ma, e anche lì. Perché il VAR non interviene? E poi c'è il rigore su Anguissa, secondo me è il meno palese di tutti quanti. Poi vi ripeto, quello su Osimhen con Di Gregorio per me non è rigore. Quindi diciamo che mancano sicuramente un rigore al Napoli e un rosso al Monza. Poi sul rigore di Anguissa si può discutere, però un rigore e un rosso mancano senza ombra di dubbio. Quindi ieri arbitro e VAR insufficienti. Detto questo, quindi abbiamo finito con i frame, andiamo velocemente alle pagelle. Allora, io con le pagelle non ho voluto esagerare con i voti, ragazzi, perché comunque voglio aspettare, ecco, altre partite, perché anche il 6-1 col Sassuolo, diciamo che poteva ricordare, appunto, poteva sembrare l'inizio di una cavalcata trionfale, poi sappiamo come è andata a finire. Quindi mi sono tenuto un po' basso con i voti, specialmente in difesa, più che altro perché, ragazzi, il Monza non ha attaccato, tolti i 2 gol, quindi ci sono andato, diciamo, piano con i voti. 6 a Meret, sui 2 gol non ha, secondo me, nessuna colpa e in generale, tolti quei 2 gol, sarebbe da senza voto. Olivera 6, Olivera protagonista e negativo sul secondo gol perché scivola e quindi lascia libero Colpani. Però ha fatto dei movimenti comunque in avanti sul gol di Zielinski, vi ho fatto vedere quel movimento dentro l'area che va a liberare lo spazio per il tiro. Partita da 6, diciamo, senza infamia e senza lode. 6 a Di Lorenzo. Di Lorenzo, diciamo che ha avuto delle occasioni comunque per andare a gol. C'è quell'occasione sul calcio d'angolo nel primo tempo. L'occasione sul gol di Raspadori nasce comunque da un tiro di Di Lorenzo. Ha dato il suo contributo come sempre sulla destra. Qualche sbavatura, ecco, sul gol di Djuric non fa pressing su Zerbin, quindi è protagonista comunque in negativo anche su quell'occasione. Quindi andando a fare una media, diciamo 6 e mezzo per il contributo in attacco,
5,5 per il contributo in difesa, la media è 6. Rachmani 6, diciamo dal punto di vista difensivo non ha dovuto fare niente. Bene sull'impostazione, molto bene come sempre, quasi perfetto. Vado a vedere un attimo rapidamente, 72 passaggi fatti bene su 75, quindi dal punto di vista della precisione bene. Ragazzi, poi palle lunghe 9 su 9, quasi perfetto su diciamo dal punto di vista dell'impostazione. Sulla difesa ha dovuto fare niente. Juan Jesus mi dispiace, ma devo dargli il 5 e devo dargli anche la palma di peggiore in campo, perché su entrambi i gol ci ha messo il suo. Nel primo si fa anticipare da Djuric, nel secondo si fa saltare da Colpani. Sta vivendo ultimamente un periodo negativo. Tra Atalanta e Monza ha fatto praticamente prendere al Napoli almeno 3 gol, e quindi secondo me, ecco, ci penserei sul farlo riposare un pochettino nelle prossime partite, perché comunque anche qui mi allaccio un attimo alle parole di Calzona. Lui praticamente ci ha fatto capire che in difesa fa pochi cambi, perché secondo lui cambiare la coppia difensiva è una cosa comunque dove devi ragionare bene e che è delicata. Ecco, la coppia dei centrali è una questione molto delicata. A suo avviso puoi fare dei ragionamenti sugli esterni, quindi sui terzini, ma sulla coppia dei centrali devi andarci molto cauto, ed è un discorso che posso anche capire. Però poi guardo i fatti, con l'Atalanta fa prendere almeno un gol, col Monza ne fa prendere 2, quindi io onestamente ci penserei su, diciamo ci penserei in vista di Frosinone, se farlo giocare oppure no. A centrocampo Lobotka 6,5, Lobotka nel primo tempo un po' nascosto, nel secondo a un certo punto, ragazzi, ha dovuto attaccare lui. Gli voglio dare il 6,5 perché, ragazzi, Lobotka veramente è l'unico giocatore in tutto l'anno che ha sempre risposto bene, non ha mai dato segni di discontinuità e non ha mai, diciamo, è stato l'unico secondo me che ha sempre fatto il suo e ha fatto anche più di quello che gli veniva chiesto. Quindi gli voglio dare il 6,5 anche per simboleggiare la stagione che ha fatto finora. Zielinski 6,5, gol da fuori area. Sul primo gol del Monza, quel pressing su Colpani un po' così e così, però nel complesso comunque il voto positivo io lo voglio dare. Ad Anghissà, ragazzi, do 7 e do la palma di migliore in campo, perché finalmente dopo tante settimane vedo finalmente l'Anghissà che ricordo io, presente al centrocampo, che fa filtro, bene sui contrasti, bene sugli uno contro uno, fa anche l'assist per Osimhen, quindi voglio premiarlo oggi perché ha fatto finalmente una partita ai suoi livelli. Gong 6, non mi è dispiaciuto, se non sbaglio è la sua prima partita con la maglia del Napoli dal primo minuto, fa un gol che gli viene annullato per poco, ha fatto vedere qualcosa e poi purtroppo è stato anche sfigato perché gli hanno annullato il gol. Kvara 6, ragazzi, purtroppo quel gol mancato su Di Gregorio gli fa perdere mezzo punto. Poi dal punto di vista della creazione dell'occasione, dal punto di vista dell'approccio sia difensivo che offensivo, come sempre è encomiabile, però ragazzi quel gol mangiato per me, diciamo, lo paga a caro prezzo, ecco, quindi sarebbe un 6,5, ma gli do il 6 per quel motivo. Poi Osimhen 6,5 perché comunque fa il gol. 6,5 a Politano, 6,5 a Raspadori, do 6,5 a chi ha segnato. Caius 6, non mi è dispiaciuto come è entrato, secondo me ha fatto benissimo. Mi aspettavo che entrasse al posto di Anghissà, invece è entrato al posto di Zielinski. Mario Rui 6, perché comunque entra sul 2-4 e fa gli ultimi 10 minuti. E poi a Calzona 6,5. Calzona praticamente ha stravolto la gara con i cambi. Sulla formazione iniziale forse ci sarebbe da dire qualcosina, perché ad esempio io Juan Jesus non l'avrei messo e l'ho detto anche nel pre-partita, quindi non sto dicendo questo dopo la partita, ma l'ho detto anche prima. Gong lo volevo vedere dal primo minuto, quindi mi ha fatto piacere. Avrei voluto vedere anche Mazzocchi e che altro avevo messo? Caiusto dal primo minuto. Dal punto di vista dell'undici iniziale qualcosina ci sarebbe da ridire, però poi i cambi, diciamo, la giusta quei cambi, quindi bene. Quindi ragazzi, questo è quanto riguardo le pagelle. E io voglio chiudere il video, ragazzi, parlando due minuti del tweet di De Laurentiis, perché ieri, dopo mesi di silenzio, torna a twittare: abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime 7 sfide verso l'Europa. La prima parte del tweet
Non sono tanto d'accordo perché comunque la classifica che abbiamo, l'abbiamo perché abbiamo dimostrato durante l'anno di meritarla questa classifica. Quindi sulla prima parte del tweet non sono tanto d'accordo. Sulla seconda però ragazzi è fondamentale. Avanti così per le prossime sette verso l'Europa. Mi fa piacere che lui sottolinea verso l'Europa, che vuol dire Europa League, ma vuol dire anche Conference League. Quindi la società comunque ha fatto capire che ha in questo finale di stagione l'obiettivo di arrivare comunque in Europa. Questa clip la sto registrando mentre stavo editando perché mi sono dimenticato di dire una cosa. Il Napoli, con la vittoria di ieri, ha stabilito, diciamo, un nuovo record, chiamiamolo così. Perché? Perché praticamente il Napoli con la vittoria di ieri è la squadra che ha guadagnato più punti in rimonta nella Serie A di quest'anno, ben 19 punti raccolti da situazioni di svantaggio, e non succedeva questo dalla stagione 17-18, che è quella dei 91 punti. In quel caso ne fece comunque 28 a fine stagione. Ragazzi, il Napoli quest'anno, nonostante tutto, 19 punti recuperati da situazioni di svantaggio. E questa statistica, secondo me, da una parte dici che è paradossale, dall'altra però ti fa incazzare parecchio. Perché ti fa capire comunque, cioè, se tu riesci a rimontare i risultati, vuol dire che tu qualcosa di importante ce l'hai. E quindi, secondo me, questa statistica fa aumentare ulteriormente l'amarezza di quello che si poteva fare quest'anno. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. E voi, coraggiosi che siete arrivati alla fine di questo video, vi voglio bene. E se siete arrivati fino in fondo, scrivete nei commenti, scrivete dignità, ecco dignità, perché ecco, ieri si è rivista la dignità da parte dei ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima, e sempre e comunque, forza Napoli. Calma, andiamo coi piedi per terra e non esagerate con i voli pindarici.